Eccoci qua con Pierluigi Scotto a commentare la sconfitta in casa contro la Maccarese. Al di là del fatto che sia la terza sconfitta consecutiva, forse oggi è mancato un po' quello che invece c'era visto contro il Fondi, anche soprattutto forse domenica contro la Luppa Roma. Sì, vabbè, no, il primo tempo non è stato neanche così malvagio, abbiamo fatto anche una buona gara, però ci manca, soprattutto davanti, ci manca un po' di concretezza da parte degli attaccanti, e dietro stiamo facendo degli errori importanti, e oggi due errori ci abbiamo pagato, perché gli errori sono visti sul gol, i due centrali hanno lasciato saltare completamente l'attaccante da solo. Purtroppo in questo momento paghiamo tutto, però questa è la nostra strada, è quella della salvezza, di lottare per la salvezza. Dunque ci può stare anche queste sconfitte, ora sarà bene che tutti quanti troviamo un certo equilibrio, senza farci prendere da queste sconfitte, ripartire, rianalizzare gli errori. Questa è l'unica strada che possiamo percorrere. Purtroppo giochiamo in un campionato, per fortuna, dove veramente non puoi sbagliare niente, e oggi si è visto, ci sono stati un paio di errori e questo è successo poi il patatrac. Ecco, oggi hai deciso di spostare anche un po' per necessità, insomma, visto l'infortunio di Chessa. Comunque Chessa non disponibile, Giacomo interno di centrocampo, comunque mezzo sinistra centrocampo, c'è la Masala davanti alla difesa, però insomma c'è ancora da trovare qualcosa, ecco. Sì, Masala ha fatto anche bene in quella posizione, perché secondo me non ha fatto male. Il problema è che facciamo delle ingenuità individuali, ma anche di reparto, devo dire, perché lì sul primo gol dobbiamo stare più attenti, non possiamo farci infilzare così. Veramente è stato un cross, forse l'unico che gli ha concesso Ravot alla fine al suo diretto avversario, e lì in mezzo tu devi dare un'occhiata alla palla e un'occhiata all'uomo, non puoi completamente dimenticarti dell'uomo, e in effetti non abbiamo preso né la palla né l'uomo, ci abbiamo fatto gol. No, la verità, abbiamo provato a mettere Giacomo interno in centrocampo, anche perché lo facciamo spesso durante la gara. Oggi l'ho fatto partire dall'inizio lì, Gambella devo dire che ha fatto una buona gara, però poi anche lui ha fatto un'ingenuità sul secondo gol, perché doveva buttare via la palla e invece l'ha data a Congiuri, era marcato e li ha portata via. Poi anche Congiuri è stato ingenuo, perché secondo me doveva accompagnare l'azione esternamente, invece ha deciso di entrare a scivolare. Però il fatto sta che ci prendiamo questa sconfitta come l'abbiamo fatto col Fondi, bisogna reagire e cercare di andare avanti. Ecco, questo, cioè, sono convinto che possiamo fare senz'altro meglio. Poi vedremo poi insieme alla società il tutto, vediamo un po', perché comunque lo sapevamo che c'era da soffrire, non è che stiamo soffrendo, questo è un momento delicato, anche perché domenica avevamo fatto una grande prestazione a Roma, momento brutto, vediamo un po'. Ecco, adesso per chiudere, domenica prossima derby contro l'Olbia, che oggi tra parentesi ha perso addirittura 5-1 contro la stessa Luppa Roma che noi abbiamo fatto soffrire 7 giorni fa. Tu sei uno che in questi anni ha sempre trovato le ricette giuste, forse chiederti in questo momento, adesso per la partita, qual è quella da utilizzare? La ricetta, insomma, giusta è anche un briciolo di fortuna che in questo momento non ci abbiamo, perché avete visto, non è che stiamo perdendo 5-0, certo, con nessuno. Basta quei due errori, abbiamo fatto le ultime tre sconfitte 2-1, 2-1, 2-1, già sbaglio, sì. Sì, esattamente. Fondi 2-1, cioè questo la dice tutta sull'equilibrio che abbiamo, ma non riusciamo ancora a imporci come dobbiamo farlo. Vediamo, l'importante è non disunirci, continuare a crederci, se ci crediamo tutti insieme ne possiamo uscire. Certo, grazie Pierluigi e buon lavoro in settimana. Grazie a te.